Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo questa colla molto particolare che si chiama Sugru. Infatti questa colla particolare ha una struttura malleabile praticamente e possiamo costruire un supporto sul quale appoggiare o incollare la parte rotta. Adesso vediamo due esempi molto particolari, che sono questo manico dell'aspirapolvere che dovrebbe sopportare anche un peso molto forte. E vediamo anche questo micro quadricottero che ha una telecamera da incollare. Perché? Perché questo quadricottero è disegnato per prendere tantissime botte e quando prende una botta sulla telecamera, se incollata con la colla ciano acrilica, praticamente si spacca e si stacca. E questo perché la colla ciano acrilica, oltre ad essere molto rigida, quindi non dà possibilità di movimento, quindi non assorbe le botte, questa colla assorbe tanto le botte perché ha una consistenza un po' più gommosa. E potete acquistare il pacco come ho fatto io, questo pacco qua ha vari colori, o potete acquistare anche un unico colore. Adesso utilizzerò il colore nero e utilizzerò questo pacco sia per questo quadricottero ma anche per il manico dell'aspirapolvere. La prima cosa che dobbiamo fare è tagliare dove c'è tratteggiato sulla busta e poi apriamo la busta e dobbiamo lavorare un pochino questa colla. Ecco, con le mani pulite stacchiamo un pezzettino, quello che ci serve. Dopo averla mescolata bene e lavorata bene come una pallina, possiamo attaccarla dove vogliamo incollare. Tra l'altro con questa colla abbiamo anche la possibilità di inclinare la nostra telecamera, che con una colla differente non abbiamo questa possibilità, quindi possiamo anche modellare il nostro incollaggio. Con la nostra mano possiamo aggiustare e modellare meglio, così da incollare meglio la parte. Nel caso sporcassimo la mano con la colla, basta un fazzoletto di carta per togliere l'eccesso. E adesso non dobbiamo fare altro che aspettare 24 ore. Inoltre, se vogliamo avere un incollaggio più forte, come potete notare qua ci sono degli spazi vuoti che possiamo riempire con la nostra colla, cosa che non possiamo fare con una colla differente. Adesso abbiamo invece un compito un po' più difficile, perché dobbiamo incollare bene questo manico dell'aspirapolvere e quindi ci servirà un po' di più di colla. Andiamo a modellarla, ok? La stendiamo qua perché, come abbiamo detto, ci sono questi spazi che con un'altra colla non riusciamo a riempire. Quindi spingo, mi assicuro che sia nella posizione giusta, ok, e adesso la stendo bene da questa parte. Come potete notare, la consistenza come una gomma da masticare di questa colla ci permette di mettere insieme le due parti che abbiamo rotto senza dover andare a diciamo supportarle con un supporto tipo una pinza o qualcos'altro, e la lasciamo così 24 ore. Dopo 24 ore abbiamo il manico dell'aspirapolvere completamente funzionante e supporta anche tantissimo peso, così da non dover andare a comprare un manico di un aspirapolvere nuovo, che è molto più costoso di questa operazione che dura pochissimo. Con questa colla potete fare davvero tantissime cose. Per esempio potete fare un supporto per questo quadricottero per l'atterraggio, così da non danneggiare i componenti quando atterra. Basta incollare questo qui e qui. Ecco, chi segue l'altro mio canale sicuramente troverà questa colla molto interessante, specialmente se vuole attaccare una telecamera, un supporto in carbonio come questo da mettere davanti al quadricottero, perché se stringe solamente le viti per fissare questo supporto in carbonio alla telecamera, essendoci qua dei componenti, potrebbero essere danneggiati, ma non solo, essendo il carbonio conducente potrebbe anche fare un cortocircuito. Questo problema si ovvia molto semplicemente attaccando questi pezzettini di colla sul supporto da stringere sulla telecamera, così da proteggerla da un eventuale cortocircuito. Inoltre permette anche di decidere un'eventuale inclinazione della telecamera. Insomma, questa colla è veramente una delle colle più utili che ho mai utilizzato. Se volete provarla, vi lascio il link sotto nella descrizione di questo video e mi raccomando, iscrivetevi.